quello che sentite è il vento del nord, è il vento che continuamente è su questa spiaggia, è la salvezza di questa isola. Ci sarebbe un caldo soffocante altrimenti. Su questa isola, su questa spiaggia, sì. Playa La Gigna è come un lago, è riparata dalle correnti, dal vento, dal mare grosso. Di là lo scoglio con il faro e dietro l'isola di San Sao. Questa è la spiaggia principale di Mindelo. Qui è sempre estate, soltanto novembre, dicembre c'è qualche grado in meno, ma si può fare il bagno sempre. Generalmente alle 5 è l'ora migliore per fare il bagno. Oggi c'è qualche nuvola, è arrivata, ma da poco. Fino a poco fa è stato caldo comunque, è stato un bel sole. Attività sportiva o giochi acquatici come quello di là, cantiere navale sulla destra, il porto principale di là. Qui non ci sono Bangladesh che vendono bibite sulla spiaggia, ci sono signore che preparano ogni genere di alimento fritto o altro, che viene molto apprezzato dalle persone del luogo. Sono anche molto buoni, a base di carne, di pesce, dolci, crocchette, un po' di tutto. Questo è il punto più apprezzato per le famiglie con i bambini piccoli, c'è meno corrente, quindi si è più sicuri. Il gradino che si forma con la risacca è inferiore rispetto a quello che c'è sul resto della spiaggia. Quell'edificio giallo-arancio è la Caravela ed è il bar più frequentato di tutti, alla portata di tutti. L'altro è il Kalimba, fa parte dell'hotel Oasis ed è, diciamo, un pochino più caro, un pochino più, chiamiamolo, chic. I prezzi sono un pochino più alti. Ah!
finisce Playa La Gigna, la spiaggia Laghetto, il posto sempre riparato dal mare grosso. I cani sono molto rispettati, nonostante il randagismo sulla spiaggia non sia vietato, però i cani sono molto tollerati.